Prima di conoscere il padre, lo sognai. Mi guardò e mi disse: ti farò sentire la poesia francescana. Ti farò appartenere alla famiglia dei santi. Che cosa aspetti per venire alla Madonna delle Grazie? Lascia il mondo, obbedisci, e sarai felice per tutta l'eternità. Con questa rappresentazione vogliamo ricordare la storia di Padre Pio e di Cleonice Morcaldi. È l'incontro di un grande santo e di una ragazza semplice e umile che, affascinata dagli ideali religiosi, decise di dedicare la propria vita a Dio. Cleonice restò accanto a Padre Pio per collaborare alle sue opere e per aiutarlo, con il suo affetto e il suo sostegno, a portare l'immane croce di sofferenze fisiche e morali che gravavano sulle spalle del frate stigmatizzato. Si tratta di una serie di lettere scritte da Padre Pio alla sua più cara figlia spirituale Cleonice Morcaldi, inoltre di una quantità di risposte, in gran parte anch'esse manoscritte, che il padre ha dato nell'arco di 40 anni sempre alla sua figlia spirituale prediletta, che lo interrogava su argomenti straordinariamente importanti. Padre Pio aveva adottato Cleonice negli anni 30, quando era rimasta orfana di entrambi i genitori. A lei e solo a lei il padre ricorreva nei momenti più difficili della sua vita. A lei confidava quello che non avrebbe mai osato dire a nessuno. È chiaro perciò che con questa rappresentazione si entra nella parte più intima dell'essere di Padre Pio, in quella zona del cuore e dell'animo, dove non è mai possibile arrivare se non si è esplicitamente infidati e condotti per mano dello stesso interessato. Padre Pio aveva delle donne un concetto profondo e tenero. Le donne che arrivavano a lui erano oppresse da tragedie immense. Il padre era attento, vigile, un educatore intelligente e accorto. Padre Pio non ha fondato organizzazioni religiose né maschile né femminile, bensì ha suscitato dei movimenti, dei modi di sentirsi e di essere seguaci di Cristo. Le figlie e i figli spirituali e i gruppi di preghiera. C'erano anche delle figlie spirituali particolari ed erano quelle che abitavano a San Giovanni Rotondo, vicino a lui, e tra queste c'era Cleonice Morcaldi. A questo punto mi piacerebbe raccontarvi un aneddoto di un frate che, quando si trovava davanti al padre, lui percepiva di essere già davanti a un grande santo. Lui diceva: era impressionante vederlo sempre con la mente raccolta a Dio, sempre in preghiera, e la recita del rosario occupava tutto il suo tempo libero. La sua presenza era così alla buona, era spontanea, era dolce, al punto tale che non incuteva timore, ma abbracciava anche il fatto che sapesse, e questo mi colpiva molto, sempre tutto di chi aveva di fronte, e non intimoriva, ma cominciava invece senso di vicinanza.